Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. È un fuori classe, sì, la classe cristallina, la classe cristallina. Ce l'ha ancora lui? Che pallone, ragazzi! Thank you.
Trovati, ci siamo al nostro momento di special rugby, tutto rugby television, qui in questa location di Luso. Ci siamo perché è giusto dare merito a questo derby della Francia Corta, derby della Serie C, per andare in Serie B, playoff. Abbiamo visto l'andata, siamo stati in questo campo. Devo ringraziare anche agli amici de Gusago, a mio amico Prandini in particolare, che mi ha facilitato di stare in una location molto, molto appropriata per quello che è stato questo evento. Quindi facciamo una puntata con ritmo, abbiamo ovviamente questa partita, parlo di Gusago Spitaletto, in attesa di quello che sarà il ritorno questo weekend, tanto rugby internazionale. Il primo weekend della finestra di giugno ha visto la sconfitta dell'Italia contro Fiji, abbiamo anche immagini di All Blacks contro Inghilterra, Australia, Francia, Argentina e Irlanda, quindi di tutto di più. Abbiamo anche rugby di bambini, c'è stato quel torneo Memorial San Chigiani, quindi siamo stati lì, e allora buona visione. Vamos! La finale d'andata tra Gusago e Spitaletto, il risultato finale 16-15 dimostra che è stato un match sofferto, equilibratissimo, una vera battaglia al piede tra Daniel Costantini e Ivan Ribola, che hanno giocato un bellissimo incontro, hanno spostato il pallone, hanno cercato di mettere sotto pressione l'avversario e lo hanno fatto con grande efficacia. Una battaglia vera tra due squadre che ci credono, che vogliono conquistare questo obiettivo, saranno molto vicine a questa Serie B e lotteranno fino in fondo nei prossimi 80 minuti che a Spitaletto saranno molto tesi, degni di un derby e di una grande domenica di rugby dove la gente si è divertita e anche a Spitaletto ci sarà grande pubblico e un grande entusiasmo. È chiaro che un punto in più alla fine della partita significa aver pareggiato e andare a giocare una finale da 80 minuti a Spitaletto. Lavoreremo in settimana chiaramente per essere più positivi e più precisi nei gesti individuali che oggi sono mancati completamente rispetto al resto della stagione, e ce la metteremo tutta perché ormai la B è lì, basta allungare le mani. Gusago giocava specialmente con Costantini al piede, il loro gioco al piede era risaputo, abbiamo provato in settimana a difendere tenendo le ali profonde, l'estremo, per un po' di tempo ce l'abbiamo fatta, il suo piede si è dimostrato sempre micidiale, cercheremo settimana prossima di attaccare un po' di più le linee, di cercare un gioco un po' più spumeggiante, oggi ci hanno preso un pochino in contropiede, settimana prossima vedremo. Si può dire che è stata una bella partita, tiratissima fino all'ultimo punto, ritmi veramente, veramente molto, molto blandi, dove sono uscite i singoli, vedi il drop di Ribola, bellissimo, da metà campo, e qualche calci di Daniel, una meta, però una finale si sa che tendenzialmente difficilmente fai fatica a giocare, due squadre simili, sotto certi aspetti, 0-0, cioè abbiamo vinto, ma non siamo sicuramente tranquilli per questo risultato, spero ritorno di vedere inizialmente una bella partita, ovviamente di vincerla. Siamo passati in vantaggio anche un po' fortunosamente con un bellissimo drop di Ribola e poi gli ultimi 7-8 minuti loro hanno tentato il tutto per tutto, hanno trovato il calcio e
è giusto così, domenica si riparte praticamente da 0-0, perché comunque anche se avessimo vinto noi di un punto cambiava poco, domenica bisogna vincere e cercheremo di vincere. È stata una lotta dura tra me, Ivan e Jonathan, con i calci piazzati e poi Ivan con due drop, uno abbastanza fortunoso con la traversa, però complimenti a lui, molto bravo. Ci siamo giocati la partita lì sulla precisione, nessuno ha sbagliato. Con tutto il pubblico che c'era oggi è andata, per fortuna è andata molto molto bene, e in casa siamo imbattuti. L'importante è questo, adesso andiamo là e facciamo un'altra guerra e si vedrà chi salirà. Raccontami quello che hai sentito, perché veramente il pubblico si è divertito tantissimo con un giocatore come te, puro talento come al solito, dai. Ma innanzitutto ti ringrazio, forse sei un po' troppo generoso. Io come al solito sono sceso in campo e ho cercato di dare il meglio di me stesso. Oggi era veramente difficile perché c'era un caldo infernale. Penso che sia stato così per tutti i giocatori e purtroppo forse sotto certi punti di vista ha penalizzato tutte e due le squadre, perché di fatto con questo caldo è difficile correre, sei sempre fermo, devi respirare, perciò non c'è stata una gran continuità. Detto questo, siamo arrivati a questo punto della stagione, penso che le due squadre oggi abbiano voluto vincere tutte e due. Hanno vinto loro di un punto, però ecco, non compromette niente per il ritorno. Una finale secca, 0-0, si parte la settimana prossima, vi aspettiamo numerosi, oggi c'è una grande cornice di pubblico, lo stesso pubblico, anzi di più, voglio vedervi a Ospitaletto settimana prossima, sperando che sia una bella partita come oggi, comunque combattuta, e che vinca il migliore.